Salve, buongiorno a tutti. Questo è un video di informazione. Ora, io ho proposto delle lezioni sulle opposizioni. Vi posso garantire che leggere le carte astronomiche, dopo che io ci ho impiegato tantissimi anni, è facilissimo. Anche per la signora che è facilissimo leggere le carte astronomiche. Leggere le carte astronomiche vuol dire avere dei numeri garantiti. Io mi rendo conto che quando si parla garanzia dell'uscita dei numeri, molti di voi arricciate il naso, non credete, pensate che io sia una raccontapalle. Infatti stamattina approfitto che c'è una signora che mi ha messo un commento, una signora che mi sembra che mi segue da tempo. E ha sempre fatto magari delle piccole vincite. E l'altro giorno, mi pare, l'ultimo video che ho fatto, mi ha scritto che sono una buffona. Io le faccio notare, signora, che sono una persona seria e che con il lotto, se siete in grado di attuare, diciamo, questo programma, campate, si può campare con il lotto. Non che si può non andare a lavorare, il lavoro è la prima cosa. Però si può arrotondare lo stipendio. Ora salto alla signora, gli ho già mandato un messaggio. Allora, per la signora che mi ha scritto stamattina su WhatsApp, le posso dire questo: una volta che lei sa leggere le carte astronomiche, la carta astronomica dell'opposizione, che le posso garantire che anche un ragazzino delle medie, quasi delle elementari, saprebbe fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è lei che dipende dalla lottomatica, lei dipende dal suo budget finanziario. Cosa vuol dire? Vuol dire che è sempre lei che decide quando giocare al lotto, perché spesso i numeri legati all'astronomia, all'uscita del lotto, no, ogni tanto mi incarto, sono datati. Datati non vuol dire che escono al giorno stesso dell'estrazione. Possono uscire un'estrazione prima, un'estrazione dopo. Tra l'altro, tra le altre cose, in questo discorso delle opposizioni, c'è un numero, ci sono due terzine che escono ogni mese e chi farà le lezioni io gliele darò di omaggio. Ecco, questo mi è venuto in mente proprio adesso. Allora, carissima signora che mi ha scritto stamattina, lei saprà se le piace giocare all'otto e poi magari non ha tempo di andare dal tabaccaio perché, diciamo, molti di voi siete presi con il lavoro e magari non avete tempo di correre dietro i numeri. Allora, voi sapete esattamente che potete speculare, speculare anche cosa vuol dire investire. Investire, partiamo da 50 euro, che è il minimo indispensabile. Non che dovete giocare 50 euro ad estrazione, investiamo 50 euro. E poi vedete a torta finita, quando i numeri escono, voi sapete che ogni volta avete la conoscenza. Perché io vi passo la mia conoscenza legata appunto alla lettura delle carte astronomiche, che è facilissimo. Penso di essere stata sufficientemente chiara. Leggere le carte astronomiche per l'opposizione, ovviamente io le so leggere tutte, so leggere le congiunzioni, le opposizioni, so leggere le eclissi di sole e di luna che sono precise anche quelle e tutte sono legate al movimento dei numeri, perché voi dovete sapere che l'estrazione del lotto alla sera, quando vedete il quadro estrazionale, quando escono i numeri, non è che escono a caso, i numeri non escono a caso, non è vero che i numeri non hanno memoria e non è nemmeno vero che il 90 è legato chissà a quale. Il 90 è un numero che spesso voi quando lo giocate diventa il 9. L'unico numero, adesso io vi faccio una piccola lezione,
L'unico numero che non fa il vertibile, che non ha il vertibile, è la congiunzione tra la Luna e il Sole che ogni 19 anni si ripresenta nello stesso punto. Cosa voglio dire? Voglio dire che il numero 19, il numero eventualmente di oro, d'oro, il numero della Luna, o comunque il numero che percorre i 19 anni, non è il 90. Il 90 la pecora canta. Voi, molti di voi siete innamorati del 90 e molto spesso lo prendete in quel posto. So che non è da signora dire magari usare questa terminologia, ma questa, diciamo, dopo tanti anni, questo è. I lottologi, quelli lì, quando vi danno da giocare il 90, vuol dire che non hanno altro. Perché loro fanno i loro conticini, Bari, Cagliari, questo lo mettiamo qua a Firenze, fanno la matematica. Che dirò di più, la matematica non è assolutamente contemplata nell'uscita dei numeri, è contemplata l'astronomia, si lavora sui gradi, sui giorni. Comunque, stavo appunto spiegando che leggere le carte astronomiche è facile per come lo spiego io, anche perché io ci ho impiegato veramente tanti anni, e diventano perpetue. Cosa vuol dire perpetue? Che i numeri di agosto, vabbè, adesso siamo ancora in luglio, i numeri di luglio usciranno luglio prossimo, quindi sono perpetui. I numeri di agosto usciranno l'agosto prossimo. Quindi vuol dire che c'è questa ripetizione, questa memoria cosmica che permette al giocatore mai di perdere i soldi. Mai, anche perché quattro estrazioni sono diventate piuttosto pesantine quando non si ha veramente i numeri in uscita. Allora, spero di essere stata sufficientemente chiara stamattina. Per chi vuole fare queste lezioni, mi potrà contattare su WhatsApp. E vi spiego come funziona e vi spiego come si legge la carta astronomica delle opposizioni. Poi ovviamente ci sono i codici che molti di voi li sapete. L'opposizione è a 180 gradi. Qua c'è il Sole e qua c'è la Luna, oppure qua c'è il Sole e qua c'è Saturno, oppure qua c'è il Sole e qua c'è un'altra cosa, oppure c'è Giove con Mercurio, dipende. Perché l'opposizione non è solo il Sole e la Luna che si oppone. Ogni mese c'è un'opposizione dei pianeti. E l'opposizione è sempre a 180 gradi. Allora, farò anche dei video privati. Assolutamente sì, farò dei video privati per le signore per il programma di agosto, per chi lo vuole, sempre mi potete contattare. Vi informo una cosa, non mettete la vostra mail. Allora, nei video privati potete entrare solo con la mail se siete iscritti, primo. Ma se mettete la vostra mail, non mi contattate, visto che i video privati non sono gratis. Ti saluto Ninetta perché io proprio non vi filo nemmeno di striscio. Non so se vi rendo l'idea. Bene, questo è tutto. Ciao e grazie.